Insieme a Elvio Passannante, il match winner si espugna il campo della Pontina Futsal, l'unica squadra che era imbattuta, voi ci siete riusciti e l'avete anche staccata in classifica. Sì, noi abbiamo preparato questa partita tutta settimana, anche perché, diciamo tra virgolette, eravamo un po' arrabbiati sulla sconfitta del col Città di Cisterna, che comunque è stata dura e diciamo non fa credito quello col Falasca. Comunque siamo di qua pensando all'andata che ci hanno battuto 1-0 con un solo gol, quindi un po' col coltello fra i denti. È stata una bellissima partita, io dico che comunque la Ginnastica è un'ottima squadra, noi abbiamo dimostrato di essere anche noi un'ottima squadra. Peccato perché ci sono stati tanti capovolgimenti di fronte, tante occasioni, tanti interventi anche nostri. Peccato perché certo uscire 2-1 a 5 minuti dalla fine, il gol del 2-1 pesa adesso, però dobbiamo ripartire. Ce lo siamo meritato di stare lì sopra alla classifica, dobbiamo continuare a lavorare perché possiamo ancora, se ce ne daranno l'opportunità, approfittare di qualche passo falso. Ci siamo ritrovati in testa, praticamente quasi in testa alla classifica a fine del girone d'andata, e abbiamo capito che forse possiamo rompere le scatole, diciamo, un po' alle squadre più pronte di noi. E penso che l'abbiamo dimostrato anche oggi, che la Ginnastica, ripeto, ottima squadra. La differenza tra l'andata è che all'andata la Ginnastica ha attaccato veramente sempre, e noi con un'unica, diciamo, un'unica opportunità abbiamo, e un po' di fortuna, abbiamo ottenuto il risultato 1-0 ottenuto. Qui invece oggi la partita secondo me è stata aperta, ci sono state tante occasioni, forse qualcosa anche in più per noi, però bravi loro a difendersi, e sarà la prossima. Allora, Marco Pappa, l'estremo difensore della Gymnastic Studio, un pontino tra le grandi, un pontino che difende proprio a spada tratta, questo risultato proprio nei minuti finali se è stato determinante. Sì, era una partita che volevamo vincere a tutti i costi e ci siamo riusciti. Sapevamo che qui era difficile venire a fare i tre punti, però ecco, loro sono una squadra che questa è la prima sconfitta in campionato, noi ce l'abbiamo messa tutta, vogliamo ricominciare a viaggiare con le grandi e sperare fino alla fine. Sì, siamo arrivati scarichi all'inizio del girone di ritorno, purtroppo è arrivata la sconfitta con il Cisterna all'ultima giornata d'andata e non ci voleva proprio, poi una sconfitta in casa che il palazzetto di fondi è la nostra forza. Purtroppo ecco, è arrivata questa sconfitta, però noi siamo convinti che non molliamo mai e vogliamo fare bene fino alla fine.